bene averla qui. Bello, ma che meraviglia. Come andiamo? Bene, come state? Che piacere. Ciao, è un onore. Prego. Ho sbagliato il dito. No, è giustissimo, no, prego, venga. Prego, graditissimo. Prego. Ma hanno detto di portare i lumini. Ah, sì, grazie. I lumini, sì, perché qui uno dei due tra un po'. Giancarlo, Gigi e Ross ti hanno detto di portare le candele. Dillo mentre trovi tutti i modi per farti applaudire. Le candele per creare l'atmosfera. Prima ho detto che mancava atmosfera e il dottor Magalli ci ha portato. Venga, si sieda. Grazie. Scusi, è sempre tutto sporco. Grazie. Possiamo offrirle? Eccoci. Ci sediamo tutti così. Amica, proprio questa dopo. Preferisco. Preferisco vedervi, ecco. Certo, ha ragione. Anche... Bravo, bravo, bella sta mossa qua. Ma proprio la sedia sbagliata ho questa preso. Ho perso le anche, però fa niente, dai. Grazie di essere venuto a trovarci. No, facciamo spostare il pubblico di là, non è un problema. Potete alzarvi tutti e. Ci prendiamo 2 secondi. Sto tranquillo? No, si preoccupi. Sia tranquillissimo. Oh, sto tranquillo, se mi giri. Buoni, eh? Tanto. Uguale, allora. Non ho cambiato niente. No, minchia! No! Ma come hai fatto? Ma è impossibile da... Adesso, aspetta. Ma adesso guarda che non ce la vabbè, puoi. Vabbè, rimani. Aspetta. Devo uscire a capriola. No. Aspetta. Cioè, sfili la gamba, questa sfila. Aspetta. Ce la puoi fare. No, ma tu ridi, ma guarda che non esci da qua, eh. No, ferma la finisce la controllo. Dai. Ecco. Ce la puoi fare. Accenda già il lumino. Il primo. Ce la puoi fare, dai. Salto, già la delizia. Ma come hai fatto? Sai cosa? Posso dirti una... È comodissima questa sedia. No, è bella. Mamma mia, che male. È ginecologica. Ma io ho preso paura per un attimo. Ale, Franz, Sandro, che simpatico. Secondo voi potrebbe lavorare davvero in televisione? Ah, sì. Come a Belen. Che bello. Cosa? Come a Belen gli è caduto. No! Ma hai visto il gesto? Con la nonna! Secondo me lei ce le ha tutte. Ce l'ha la faccia giusta. Fa ridere. Lei che lavoro fa nella vita? Lei che lavoro fa nella vita? Fa ridere, commuove, sì, tutto lei ha. Vendo lumini. Vende lumini, ma lei è sprecato a vendere lumini. Lo so. Lei potrebbe... Vendere corone anche. No. Lei ha la faccia giusta, lei ha la faccia giusta. Cioè, ne ha una dito l'altra di battute, sentite. È una roba pazzesca. Il suo mondo è questo, sì, esatto. Si rende conto. Ah, riparatore di televisione. No, ma che riparatore? Dentro. Lei ha... Ma non c'entro io. No, un po' più grande. Lei ha l'arte nel sangue. Lei l'arte. No, dia una svolta alla sua vita. Ho fatto le analisi ieri, c'avevo un po' di glicemia. Dia una svolta alla sua vita, così, in diretta. In diretta? L'ha capita, la vita? No. La vita in diretta. La vita in diretta. Come si troverebbe di fronte a una camera, lei? Matrimoniale, Una camera... Sì, no, io in genere nelle camere... No, scusi. È grandissimo, un po' la tradizione. No, ha perso il vizio. È un brutto ambiente questo. Vabbè, la televisione si sa che... Me l'hanno detto che la televisione è un brutto ambiente, io ci sto. Senti come parla, come è sciolto, come... Ma ha un elocchio pazzesco. È giustissimo. Quindi? Facciamogli un provino? Vogliamo... Facciamogli un provino. Per cosa? Per lavorare in TV. Tutti, pausa. Siete sul set di una serie TV crime, ambientata a Marsiglia. Perfetto. Ah, Marsiglia. È perfetto. È bello questo. Ci vorrebbe un morto? O del sapone? Io ho preso... Come un morto del sapone? Io ho preso il sapone. Di Marsiglia. Dottore, si fa quello che si può. Si cerca di arrivare a fine mese qua. Sì. Ci vorrebbe un poliziotto e un morto. Un poliziotto e un morto? Lui può farne uno solo, anche se andrebbe bene per tutte e due. Però... Hai ricevuto la notizia? Sì, l'ho ricevuta. Ma chi è? La zia di Clouseau. Quando è successo? Ah? Quando è successo? Ah, su mia me... Com'è su mia me? È bello quando parli in codice. Ma la si sa così per non farci capire... Allora, circole! Attento, la police! Nascondiamoci! Che cosa stai facendo? La vittima! Ho capito che il morto... La vittima, pum! Il morto... Ma no, lei è il poliziotto! Sei l'unico poliziotto! E chi indaga poi? Ah, giusto. Allora... Vabbè, il morto lo potrebbe fare lui. Tu? Lui è l'assassino. Si capisce proprio. Con gli occhiali. Dai, capisci? Stiamo andando a trovare il nostro amico al cimitero.
Al cimitero? Sì, stiamo portando. Perché? Sì, sì. Non qua. È ancora morto, ma adesso andiamo a uscire. E poi lo mettiamo ai fiori. Hanno confessato. Hanno confessato. Ma l'altro non dalle facce. Cosa facciamo? Li portiamo via? Si capiva dalle facce. Eh? Maresciallo, li portiamo via. Ma lei è proprio di Marsiglia? Come periferia. Sì, sì, ah, sì, sì. Vicino a Reggio, quella zona lì, ecco. Ah, ok. Lui fuori grotta. La madre, la madre era quella, la Don Sanfonde. Sandro, quello che dicono gli altri in realtà è sempre una tua idea. La martinese, vela. Quindi? Quindi? Quindi aspettiamo che muoiano da soli, tanto aspetta, aspetta, di minuti. Scusate, scusa, però questo lo stavo dicendo io quella cosa lì, che vale. Che eravate lì lì? Sì. Franz, cosa stavi dicendo? Ti avevo detto, guarda che dopo io vado lì a bere, perché devi bere tu? No, no, me, tuo. Vai, no, vai, adesso, fallo adesso. No, no. Vai. Io prima ti avevo detto, vai, che fai? E dopo fai, dopo, vai, 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 dovevo dirlo io. Perché mi rubate tutte le battute? A te. Ha indicato me, lo volevo dire io a te, ma se tu mi dici a me, dopo non posso più dirlo io a ma te. Ma guarda che non è affatto vero. Ma perché? Io non volevo fare io la mossa dell'uno? Allora vorrei fare tutto te, vuoi fare, scusa. Io, Alessandro Betti, sono un pirla. No, questo non mi era venuto in mente. Questa non è la cosa. Però grazie perché... Questo è cinema verità, ma non è questo. Poi non è vero. Questa lasciamola qui che poi facciamo bere Maria. Giancarlo, sei un tassista romano e hai voglia di chiacchierare con loro. Rosso Gigi, sì. Gigi sì, lo facciamo bere. Allora, abbiamo organizzato una festa, dottor Magalli, Giancarlo, dottor Giancarlo. Abbiamo organizzato una festa. Abbiamo preparato delle cose, delle tartine per stare un po' in compagnia tra amici. L'abbiamo rimontata bene comunque. Sì, no, perché sennò... Vuole un po' di vino bianco. Dove porto? Se salite in macchina ve porto... Ve faccio fa un giro, ve faccio vedere Roma. Vieni, fai così, è una multipla, tutti Buca, davanti, no, vieni. È il mio taxi. Che bello che... Io bello. C'ho questo taxi da non tanti amo. Anni. Allora, ve faccio vedere Roma, buca per buca. Che bello, Anche gli sorci? La conosco, sorci. Mi porta a vedere i cinghiali. I cinghiali? Roma ormai è... No, possiamo far partire il tassametro? Perché parliamo, ma... Esatto. Sta già girando. Sta già girando. Da quando sono uscito di casa. Ah, molto bene, stamattina. Come ho paura di scordarmelo. E certo. Appena esco io lo faccio... Ha fatto bene, tanto paga lui. No, il primo cliente in genere paga 20 euro, l'ultimo sta sui 1000, perché non si ferma mai. E per forza, però va bene, uguale. No, che si fa una media, insomma. Tanto voi siete gente facoltosa. Lui sì, lui sì. Lui che, sì, quello, sì. Proprio lui che pagherà. Avevo dimenticato l'airbag. Che ha dimenticato? Lo tengo qui, l'airbag. Me lo tengo sì, qui. Se rimbalzi ti trovano 600 metri indietro. Però. Tu pensa al tuo di naso. È un'ernia terribile questa, si dovrebbe far guardare sì, da un medico. Sì, non buono. Andiamo a vedere... Allora, dove vi porto? Che volete vedere? Io vedrei... Rita di Monti! Troppistacchio! O i fori imperiali. Come pistacchio? Esiste il troppistacchio? Eteropistacchio. Etero? Troppistacchio, esiste? No. Non ci andiamo. Andiamo a vedere... Franz, queste candele ti rendono sereno. Sei molto bucolico e in armonia con il mondo. Grazie mille. Prego. Il giro... Grazie mille. 1000 euro. Allora, infatti era 1000, era proprio 1000 più il supplemento bagagli. Ne posso bere un bicchiere di vino? Che è quello. Vuole un bicchiere di vino? È buono? Sei contento di buonissimo. Aver fatto questo giro in taxi? È vino scuro. Beh, almeno avete visto una città come si deve. Guarda. Io ho detto che è un ambientaccio, fermo. Fermo. La coda. Che belle queste candeline. Sono buone. Quando c'è l'amicizia. Che bello. Si sta tutti bene. E giro, giro, quando sono giornate anche brutte e pesanti, lui le affronta. No, fa questo lavoro, ma. Casca la terra. Ale, vorresti invitare Giancarlo a rimanere. Al racchetto. Ma di ogni cosa che fai e dici, ti penti subito. Signor Giancarlo, signor. Perché fa così? Signorina. No, no. Giancarlo, se vuole sedersi un attimo qui. Che dovete fare? No, per bere un bicchiere di vino. Ah, qui, no, già qui. Sembra la sala d'aspetto del Callista. Là era meglio, là. Che era meglio là, fallo sedere là. Sandro. È uguale, no. Ale, non è così difficile. Porca miseria, un po' di vino? L'ho già bevuto, grazie. Sì, l'ho già bevuto. E l'ho già visto. Ma perché gliel'hai dato? Ho visto da dove arrivava. No, è vino ottimo questo qui. Sì. E stava dicendo, cosa stava dicendo? Non è vino del Reno, è del Rene questo. È di Colli, è dei Colli. No, cosa ci stava raccontando? Che cosa? No, dico prima, ci stava dicendo... No. Non Sandro, trovi allusioni sessuali in quello che dicono i tuoi amici. Fallo notare al pubblico. È la noia, è questo qua. Fai una domanda nuova, dai, non ti buttar giù così. No, vabbè, ti... no, niente, cioè, buttare giù, è evidente che uno poi prende...
Scusa, poi è partito questo. Cosa, Sandro? Un pensiero mio, è un pensiero non mio. Non so cosa hai detto, Sandro, ma è... Bravo. Bello, bello. Una cosa giusta, una cosa giusta. Quindi, ricapitolando, non abbiamo fatto le tartine, dovevamo cucinare qualcosa in più. Non abbiamo fatto le tartine, ha fatto tartine così. Io i lumini l'ho portati. Andiamo avanti così, bene. Mettiamo su qualcos'altro. Mettiamo su, perché prima sbatte giù, poi la tira su, capito? Ma è caduta, Bravi, siete bravi, siete. Siete due maiali voi due. Anche lei è rimasto colpito. Hai visto? Col dito cosa indicava col dito? Sandro, dai, Jesse. Vai sempre a finire i bambini. Ho fatto così qua, dai. Vai a finire sempre lì. Era molto verosimile. Se lo faceva col mignolo era ancora più verosimile. Esatto.